siamo qui. Siamo le 13 famiglie che abitiamo qua in via Savagnone numero 8. Vorremmo mandare un messaggio soprattutto a Salvini, alla Mattina, a Orlando, un po' a tutti, per spiegare un po' la nostra situazione, che siamo in difficoltà, non abbiamo un tetto, ci sono minori, persone disabili, e vorremmo delle soluzioni valide, no? Un semplice come un ricatto: ti do questo se mi dai quello, rinuncia a quello se ti do questo. Vorremmo qualche cosa di aiuto, ma giusto, magari pure un posto chiuso dove non viene utilizzato, magari noi lo possiamo adibire a case e sistemazione, o qualche cosa di concreto comunque. Anche perché non stiamo scavalcando nessuno, perché molti di noi già siamo iscritti all'emergenza e da oltre 10 anni, e io anche 15 anni. Quindi penso che non scavalchiamo nessuno, siamo persone come tutti gli altri, solamente che abbiamo magari un po' di più di bisogno. Chiediamo solamente anche a Salvini stesso, di prima magari di poter dire una parola in più, anche se se la potrebbe permettere, ma relativamente, di poter pensare a dire: voglio conoscere queste famiglie, voglio provare a conoscere i loro bisogni, come vivono. Realmente hanno di bisogno, ma anche stesso Orlando lo potrebbe fare, venire a conoscerci, capire chi siamo, tutto qui, e capire quello che abbiamo bisogno. Siamo persone semplici, vogliamo soltanto il sorriso dei nostri bambini. È una cosa bellissima. Non possiamo buttare i nostri bambini in mezzo alla strada. Ci sono tanti bambini che hanno bisogno di un tetto, di una casa e di una serenità psicologica. Perché i bambini hanno bisogno. Noi seguiamo i nostri figli in maniera normale, come lo fanno tutte le altre famiglie. Vanno a scuola, sono educati. Non vogliamo altro, vogliamo solo questo. Vorremmo anche rimanere qua e lottare per rimanere qua, perché comunque aspettiamo il TAR. Noi vogliamo il TAR. Se il TAR ci dice di andare, bene, che ci trovi in un'altra soluzione, noi andremo via. Ma dal momento che lui ci ricatta in questa maniera, non lo possiamo accettare, di lasciare noi con i nostri piedi un tetto per i nostri figli. Non abbiamo dove portarli, non abbiamo dove andare. Non è perché noi non vogliamo uscire, non abbiamo noi genitori, bambini, dove portarli. Anche perché pensiamo che anche un giudice ha un cuore. Ecco, no, ma lasciando perdere questo, facciamo fare alla legge: se il TAR decide che noi dobbiamo andare via, noi andremo via. Ma perché devono scavalcare il TAR? Non possiamo capire questo, perché ci sono questi accanimenti quando noi non apparteniamo a una violenza che è stata fatta, che noi non ci siamo nulla. Dissociati dal primo giorno. Lasciamo la scelta al TAR, questo chiediamo anche. Non abbiamo fatto il gesto che purtroppo ha fatto quella persona che ha fatto, quindi ci siamo dissociati, abbiamo chiesto scusa alle autorità, alla Petizia, a Salvini, a tutti. Quindi vogliamo un po' di tranquillità, un po' di serenità, ribadisco, per i nostri bambini. Io una macchina non ce l'ho, io a terra mi posso mettere. Non possiamo parlare. Siamo cioè, non siamo tutti gli stessi. Allora una persona uccide un uomo, posso io tranquillamente, è stata signora, cioè mettiamo tutto. Non esiste. Se lei veniva da noi, ma veramente sarebbe stata portata, ma appena non la porta i portoni. Noi abbiamo bisogno di parlare di persone che ci giudicano, di invitarli qua in via Savamone. Aspettiamo il sindaco, aspettiamo chiunque sia, Salvini, di poter venire qua, vedere la situazione nostra, di poter avere una casa o un diritto. Noi non abbiamo tempo, cerchiamo di stare qua. Cerchiamo solamente aiuto. Noi invitiamo alle ore 16:30 in via Savagnone numero 8 di essere presenti anche voi e vedere qui la situazione e come siamo combinati con le nostre famiglie, e aiutarci e dare una mano soprattutto a questi bambini minori e giustamente che hanno bisogno di un tetto, e non abbandonarci così, di essere giustamente anche delle persone in gravidanza, invalide, abbiamo di bisogno di un aiuto. Lo ospitiamo con tanto piacere, venite. L'invito è per lunedì 29, assemblea il diritto alla casa in via Savagnone numero 8. Vi aspettiamo.